Sono 100 i netturbini che vedranno decurtato il loro stipendio del 50% dai prossimi mesi e di quello dello scorso marzo, perché Caltambiente, la società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti della città, ha comunicato loro di non poter far fronte alle spese. Questa è la ragione per la quale è stato dichiarato lo stato di agitazione. I dipendenti della ditta che si occupa dei rifiuti, come primo passo, hanno deciso di parlare con il primo cittadino, per vedere se, come tutte le altre volte, la situazione si potrebbe risolvere. In seguito hanno stabilito forme di protesta diversificate. Noi è da quasi un mese che andiamo e veniamo qua dal comune per parlare con l'amministrazione, col sindaco, con l'assessore Pastorello, che ci avevano assicurato che non c'erano problemi e che entro il 15 noi avremmo preso lo stipendio. Così non è. Oggi ne abbiamo 15, ancora noi stiamo in attesa dello stipendio del mese di marzo, ma la cosa che ci preoccupa di più non è lo stipendio di marzo, che magari può ritardare qualche giorno, vabbè, ci può stare. Il problema più grosso è quello che l'azienda ci ha comunicato fino a stamattina, che non è in condizioni di pagarci per intero lo stipendio, né quello di questo mese né i mesi successivi. Per cui la preoccupazione diventa grande. Noi siamo qua con una delegazione di lavoratori per cercare di parlare nuovamente con l'assessore, per spiegargli che noi intanto abbiamo fatto le procedure nostre, quelle che ci competono, per cui domani saremo in assemblea 3 ore, dopodomani saremo in assemblea altre 3 ore. Per poi sabato e domenica 2 ore. E valuteremo il da farsi in ogni caso, sicuramente andremo con una giornata di sciopero con i tempi che sono previsti, dopodiché sarà un problema di amministrazione, di azienda risolvere questa situazione perché non è un problema nostro. Noi lavoriamo, vogliamo essere pagati, punto. Già tutti gli operai si volevano già fermare da domani come sciopero selvaggio, però lo abbiamo indotti a fare questa assemblea per non andare a rischiare ulteriore programmazione con l'autorità giudiziaria. Ma piano piano, speriamo che in questi 3 giorni, 4 giorni, speriamo che non succeda, che domani mattina risolvono le cose. Che facciamo questi 4 giorni? E dopo questi 4 giorni, non so come se la pensano, perché già loro erano propensi a fare lo sciopero selvaggio e l'abbiamo fermato, ma ci siamo riusciti pure per questa volta. Forse dovrebbe venire il dottore Pastorello e dialogare un pochettino con lui per vedere se si metteranno d'accordo tra azienda e il comune, perché c'è questo tipo di problema. Il comune i soldi li ha versati, però la ditta dice che non ci bastano e ci darà il 50 o il 60% in meno della retribuzione. E gli operai non ci stanno.